Ciao carissimi mitici, 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 ed ecco qui dal futuro Vito Iuvara. Un saluto a Giasto, Moragno, Sipo, Brusim, ancora Moragno, troppo Moragno, Cippino, Sipo l'ho già detto, il grande Splash. Ciao Vito del futuro, bravi, oggi è futuro, oggi doveva essere Stadia, invece c'è stata questa sorpresa di GeForce Now. Che non ci ho capito ancora niente, ma lo scopriamo proprio insieme, perché dopo c'è Sanremo, lo sapete che Sanremo è importante. Tra l'altro mi ha detto oggi Antonio che c'è anche la Jalappas. Su Stadia e GeForce Now si può giocare a Forza Horizon 4? No, Brusim, sai che è la prima cosa che ho provato? Di Microsoft c'è solo Cuphead. Che giochi di Stadia? Me lo chiedeva Cippino. Stadia quelli gratuiti, quelli che ho gratuiti grazie al pass, al Buddy Pass gentilmente offertomi da Iovino. Allora, partiamo da GeForce Now, che dicevo, c'ha un abbonamento di. Adesso ve lo faccio vedere, mi metto monitor. Vi spiego anche quali sono le cose che non ho capito ancora. Monitor centrale. Tac. Allora, l'abbonamento di GeForce Now è tipo 5 euro e qualcosa al mese, 3 mesi gratuiti. No, 5 euro al mese? No, 5 euro al mese. O gratuito, però giochi solo un'ora. O 5 euro al mese per un anno, però devi fare l'annuale e ti danno anche 3 mesi gratuiti, quindi arrivi a 15 mesi. Il problema è che non c'hai la prova di un mese regolare. In questa gratuita, che è quella che ho io free, addirittura c'hai non precedenza sui server, quindi sarà una schifezza. Qual è la cosa che mi sorprende? Che in teoria, per come sapevo io, doveva esserci semplicemente i tuoi giochi che puoi clodare. Non ho capito una sega? No, no, Cipino, che cazzo dici? Scusa. No, 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 secondo me è 5 euro al mese per un anno, ma lo paghi tutto insieme. Grazie Antonio, intanto. Mi sembra abbastanza chiaro. Guarda, lo vediamo insieme. Ah no, qui è di nuovo down. Quindi non sei vincolato per un anno, perché se è così lo faccio adesso. Allora lo faccio, cazzo. Io pensavo fossi vincolato. Fatto a mutarmi. Grazie, Sparapalle. Non so come sia successo, però. Qui è chiaro che secondo me leggerlo così è che 12 mesi tu lo fai per forza. Continui a pagare al mese. No, Tony, non è periodo di lancio gratuito. Ti dà i 90 giorni gratuiti solo se fai questo qua. Allora, aspetta, al termine del periodo di lancio 90 giorni per l'abbonamento a GeForce Now Fund, la quota dell'abbonamento Fund al servizio giornale verrà addebitata mensilmente e resta valida per un anno, cessando con l'eventuale disdetta dell'abbonamento GeForce Now Fund da parte dell'utente. Ah, ok. Buono, 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 buono. No, tu c'hai questo prezzo fissato per un anno. Se però puoi rinunciare, se rinunci perdi i guadagni. Esatto. Io pensavo di no, perché per esempio quello del cinema non era così. Ah, intanto devo capire se c'ho l'audio. Io un attimo che vi tolgo il monitor perché faccio l'abbonamento a un mese. Che sono molto curioso di provare questa cosa. Vediamo se c'è l'audio. Ok, audio ce l'abbiamo. Allora, abbonati e funders. Sì, Antonio, ma che cazzo, assolutamente. Voglio tutto. Tanto spendo meno io in realtà ormai di videogiochi. Tanto il numero della Mastercard. No, io spero ci sia PayPal, ma non pigia il pulsante. E dai, fammi pagare! Fammi pagare! Ma l'hai fatto, Cipino? A me dà errore. No, mi interessa in realtà, Antonio, se ci sono tutti quei giochi che ho visti davvero. O, perché il rischio c'è che adesso clicco là e mi dice, guarda, adesso è bloccato. Allora non me ne frega un cazzo. Cioè, dei miei giochi non mi interessa di giocare in cloud. Se
Se c'ho un pass con altri 1000 giochi gratis, perché no? Ciao Iaci. Non parte il pulsante, non so se sia colpa mia. Allora, proviamo a sospendere Adblock, magari è quello. Abbonati a Founders. Oppure stanno loro giù con i siti. No, sono solo i tuoi giochi video e sono quelli compatibili. Allora, Cippino, ti chiedo una cosa. Perché mi dava della libreria, te li fa mettere e poi ti dà errore dopo, fondamentalmente. Beh, non riesco a farlo. Proviamo un attimino a farlo partire. Tipo, assetto corsa competizione. Io non ce l'ho. Quindi clicco qua e adesso mi dice errore. Mi dice devi averlo su Steam, come diceva prima Cippino. Sembrerebbero down. Sicuro il sito non mi si apriva prima. Quindi sta prova non la facciamo mai oggi. Su TFP dicevano un catalogo di circa 30 giochi gratis, che però non si vede sul sito, è comunque peggio di Stadia. Ma è tipo uno Stadia per i giochi compatibili con la libreria Steam. All'inizio potresti avere problemi di discontinuità di levata latenza. Allora, facciamo anche vedere che tipo di connessione ho. Che è una schifezza e vi ricordo che alle 20 e 24 va tutto a mignotte. Ti mette la pagina del negozio Steam e te lo fa comprare, ok. Però così io come faccio? Non riesco a collegare la libreria, allora Cippino, grazie di essere qua. Ma sai che è la mia connessione che va una schifezza? Oh, no. Mi dici come collegare le mie librerie? Perché nel qua nei giochi non riesco a trovare i miei. Cioè mi dà tutta sta lista di giochi e non sono... Interrompi l'utilizzo dei sistemi di internet da lotti sulla propria di riavviare il router. Connessione è questa adesso. 35 mega, poi vabbè, c'ho dei problemi di disconnessione alle 20 e 24, 20 e 26, 20 e 50. Però stiamo sulla 35 mega e 20 in upload, mediamente. Ok? Abbiamo visto anche questo. Ping era male? Era buono, di solito è buono. O era brutto, tanto che non l'ho visto, perdonami. No, Catherine è bellissimo, come il gioco zozzo. Allora, io se io adesso faccio continuo mi fa giocare o... Oh. Però scusa, il gioco sembra partire adesso. Vediamo, vediamo. Dopo ci vediamo Stadia che abbiamo 5-6 giochi da provare. Ah, adesso mi dà l'errore. Registra subito, non devi più aspettare, iniziare a giocare immediatamente. Nome dell'account Steam. Vabbè, così vedete pure quello che succede, no? Uno lo fa per voi, mica per me. Adesso mi dà la mia libreria, me ne frega veramente niente, comunque, di giocare Claw. Però, è comunque una cosa curiosa. Se invece mi ci metti 10 indie minchioni, capace che mi inculi. Ormai sono proprio rincoglionito, comunque. Un attimo che sto facendo Steam Guard, eh. Perché volevo fare il test anche su... L'ho scaricato anche qui su Android, in realtà. Se riusciamo facciamo anche un test là. Un po' severo, Yovin, questa. Molto severo. È un po' troppo, secondo me. È già molto al limite, Yovin. Ma sappiamo che tu balli sulla soglia. Non posso punirti oggi perché siamo qui a fare questa cosa per te. Però... Metti anche uno da un ufficio molto libertino, si gioca a Steam il cazzo che vuole così. Ma sai che Steam puoi giocare così già tutto, Cippino? Io l'ho scoperto a caso. Siccome ho Steam in ufficio che non uso praticamente mai, mi avete giocato 2 ore in 72 anni. Però già Steam di suo ti fa giocare tra le librerie di Steam senza ristallare tutto. Ah, è un RTX 2080, ok, questo è vero.
No, il PC mio dell'ufficio non era una merda del 80, c'era cioè 9,70 mi sembra, quindi proprio del merda no, era il vecchio PC qua. Assetto corsa competizione. Te lo fa comprare, c'ha ragione Cipino, ok. Però scusami, non si capisce. Sì. Non si capisce quali sono i giochi che c'hai veramente e quali devi comprare. Ah, ok, io. Non voglio comprarlo, 5. Adesso proviamo un gioco che c'ho. Ha più senso. Anche perché adesso c'ho un'ora. Allora, dove sta la mia libreria Steam? 5, non riesco a capire questa cosa io. Io vedo qua, vedo tutti i giochi, non vedo la mia libreria Steam. Sì, ho messo un po' di giochi, anche alcuni che ho. Proprio per questo motivo. Tipo Wreckfest. Però proviamo Doom, dai. Non c'è, devi caparteli uno a uno, dice Moragno. Potevi usare Steam senza. Ah, clicca su un gioco a caso. C'era scritto vai con GeForce Now. Vabbè, cerchiamo di usare questa interfaccia. L'abbiamo non pagata. Questa cosa dell'interfaccia è uscita. Sono abbastanza d'accordo, sinceramente. Allora, quindi vabbè, so io i giochi che ho e me li capo a seconda di quelli che ho e che sono compatibili col sistema. Intanto lui ti dice che giochi una merda con la mia rete, eh? E già è un brutto segnale. C'è un silenzio in cassa che mi destabilizza. Un'altra volta! Signore benedetto, però. Questo mi fa fastinguardo tutte le volte. Cioè, ma tutte le volte sta pippa devo fare? È molto pippa al sugo, però, è molto. È un po' il futuro, un po' di merda, però, una grande amicizia. Pensi che un servizio come Stadia, se paghi il mensile, si possa allineare a sta roba rendendoci disponibili i titoli che hai già su altri store? Penso proprio di no, in realtà, Yoyo. Che loro vogliono venderteli quei giochi. È come chiedere a Switch di farti giocare la roba del pass. Non mi convince, cioè non credo che sia quello che vogliono fare. Poi fanno sempre in tempo a farlo se vedono che le cose si mettono male. Per dire, con Uplay Stadia fa una cosa abbastanza simile, cioè tu paghi Uplay, non paghi Stadia. Ora però Microsoft con Xbox devono muoversi e stanno arrivando tutti prima di lei. Però stanno facendo dei bet. Madonna, ma davvero c'ho sta schermata orribile? Allora, Doom ce l'ho, non rompete i coglioni, eh. Gioca adesso. Perché mi dice di installare? E sei pazzo, scusa. Installo. In alto a destra clicca sul secondo quadrato. In alto a destra clicca. Ah, devo installare sulla virtuale. Quindi non in C. Ok, lo chiama C? Non posso scegliere. Spazio disponibile 250 giga. Mi state preoccupando perché non so, non vi ormai, non so mai. Se mi state dando un consiglio o se mi state prendendo per il culo. Steam sta effettuando il download di Doom. Quindi lui praticamente prende per il culo Steam. Cioè Steam non sta capendoci niente. Ciao F.
Attenti, salvataggi, a me la zana di quella volta che ho provato. Vabbè, a me frega niente, la roba che c'ho, sto provando non è che roba che gioco. È più che virtualizzato, è... c'è lui che prende in giro Steam. Ok. Partiremo prima o poi, immagino. Perfetto, perfetto, ci siamo. Ah, gioca adesso. Impossibile sincronizzare i file di Doom con Steam Cloud. Se hai avviato questo gioco su un altro computer, impostazione progressiva del browser sincronizzare con il Steam Cloud, avvia il gioco. Ce ne frega niente. Sembra molto più, sapete cosa? Una, quelle, quei programmini di remote desktop al momento. Stadia è più figo, con tutto l'affetto. Non so se pagherei 6 euro per giocare la mia libreria. È virtualizzato? Sì, sta prendendo in giro. Sì. Beh, però gli dice proprio io installo qua, no, là, capito? Steam Cloud, allora sì, po'. Partenza lenta, partenza molto lenta. Ma l'altro giorno mi racconto una scena mentre carica Doom. Siamo con Stone a mangiare all'Old West e stiamo sul un tavolo alla vetrina. A un certo punto bussa una persona molto grassa e comincia a guardare a me e a farmi. E io sto ci guardavo e facevo: che cazzo vuole questo? Ed era contento per la maglietta di Mario. Mi faceva che. Solo che è stata una scena orribile. Poi al Museo Lego invece mi hanno scambiato tutti senza motivo per uno del museo. Allora, è carne, Iovino. Visualizza accordo di licenza, consulta termini di servizio. Non so, ah, dichiaro di aver letto. Allora, c'ho il mouse che è un po' troppo sensibile. Regola luminosità. Quindi qua però c'hai tutte le opzioni a differenza di Stadia, perché c'è il gioco normale che c'hai su Steam, campagna, però non lo trovo. Sei assoreta. Dai. Oh! Prenota Doom Eterna, no, vorrei giocare, campagna. Nuovo slot, modalità arcade, no. Facciamo l'arcade? Facciamo l'arcade, dai. Non credo neanche di averla mai provata. Anzi, forse ho fatto una volta, non lo so. L'ho già comprato con lo Sparavalle, l'ho già comprato col casco io. Sì, non mi sembra male al momento. Non mi piace la qualità video, però mi sembra molto sfocato. Non ho sfocato, come dire. Prendi spazio. Ma c'è un cazzo di opzioni? Ah no, qua è buono, qua è molto buono. Devo togliere sensibilità al mouse perché non gliela faccio. Modificare le impostazioni avanzate potrebbe fare niente sulle prestazioni. Allora, vediamo se intanto ci fa vedere le opzioni. Scala risoluzione, qualità luce, media, no, guarda, riflessia. Non trovo come mettere la sensibilità. Me lo faccio da Logi. Che io su desktop la uso veramente smarmellata a 2000. Ma l'agevolazione di questo servizio potrebbe essere che tu compri un gioco anche se è un hardware datato e puoi sfruttare la potenza del cloud. Esatto. No, ma stasera non c'aveva la sensibilità però, io. Questo è il programma che Antonio adora. Velocità?
sembra come, cioè, non con risoluzione bassissima. Nel gioco non sembrava, però. A voi gira bene, no? Mi pare l'avesse provato pure Teocrazia. Vai in video, metti 1080, impostazioni, video. Ah, minchia, sta a 1368x778. Ok, era chiaramente la risoluzione merda. Vediamolo ora. Questo dimostra che io le risoluzioni veramente non ci azzecco una cosa. 1080 è il massimo, sì, ti danno RTX però. Se ricorda, ho perso un po' audio. Allora, ricordatevi che ci sarà anche la caduta della linea. Di default, eh. Non mi ricordo niente di come funzionava il sistema, cosa dovessi fare. Molto male lì, grafica. Cioè, si gioca, però si avverte un po' di ritardo, eh. Non è fluido, non è così fluido. 1080 60 Hz, tra l'altro, per te è proprio una roba improponibile. Ma perché si sta incastrando tutto? È già la seconda volta? Ma nemmeno ante me, Antò, per la mia libreria. A me poteva interessare per giocarmi qualche indino se c'era una libreria loro. Se non c'è, è proprio zero interesse. Però, proviamo. Il momento è gratuito. Ma è non toppissimo reattivo, però. Vabbè, cambiamo gioco perché ci abbiamo solo un'ora. E adesso vi faccio un altro lato del gioco. Si paga a parte. Non ce l'avete voi? Dimmelo prima, io ce l'ho. Ah, è bassissimo, ok. L'ho messo. Domanda per Cippino che ne sa. O anche 5. Io adesso ho installato sto gioco e c'ho un limite. Posso disinstallarlo questo? Sul su sto hard disk virtuale? Ma io insomma 5, cioè alla fine mi gioco in 4K con un PC nuovo. Io sono ancora l'idea, mi compro la scheda video figa, cioè non... Ancora non mi convincono del tutto questi servizi. Ah, quindi tu c'hai 200, ciao Antonio, c'hai 250 giga che mette sempre dentro lui, rimane a vita. E se un gioco è più grande? L'audio uscisse dal caschetto. No, grazie a Dio, no. Allora, proviamoci Cuphead non ce l'ho su Steam, non so. No. Proviamo un gioco di auto, Wreckfest, ma... No.
Lo vediamo, Cippino, lo vediamo. Non hai saputo rispondere alla domanda, ci ha risposto Sippo. Ti ringraziamo, Sippo, sei molto gentile. Allora, vediamo intanto, perché l'ultima volta che l'avevamo provato insieme, vi ricordate, dopo averlo adorato, che avevano fatto un downgrade grafico insopportabile? Ma sì, non è per noi lo streaming, è per Quechuals per ora, col 5G vedremo. Sì, sì, vediamo più avanti, secondo me devono migliorare un po' di cose, non è impossibile che io scelga una soluzione del genere in futuro, è chiaramente come mi immagino il futuro. Ho finito l'atto 4, Brusim. E sto rompendo proprio il cazzo. Cioè, c'ha belle cose da vedere, però non capisco proprio perché la gente è saltata. È chiaramente, dicevo, il futuro, però va capito quando, tutto qua. Cioè, cose belle, ma mi dici, parliamo di Kentucky Road Zero. Cose molto belle, ha una bella idea di fondo, cioè, alla fine c'ha questi dialoghi, a volte imbrocchi anche il dialogo giusto, bello strano che ti prende, però mi sembrano tutti un po' messi lì dentro un po' così, non mi sembra che sia così ben amalgamato, cioè una roba per dirmi minchia, il gioco della vita per me deve essere diverso. Il 5C sarà un disastro per la salute umana e non solo, sono tutti esperimenti, la differenza è che Google ti chiede 180 euro per fare il beta test. Guarda, a Stadia ci arriviamo, secondo me è vero che stai facendo il beta test, però c'è un'idea di fondo, no? Per me prossima generazione sarà Switch 2 più Nvidia Shield per questo. Ma Switch 2, se sono intelligenti, lo fanno uscire fra 80 anni. Cioè. Switch, secondo me, devi spremerlo per buttarci. Sta cosa che ogni volta me lo gastim, però è una cagata di cazzo, eh. E dai, cioè. Comodissimo Steam, poi. Comunque, alla fine stanno uscendo queste cose, eh. E non sono neanche così terribili da giocare. Switch, visto il 3DS, durerà fin quando ci sarà il 16K sui cellulari. Ma io sono convinto che sia intelligente quello. Cioè, Switch funziona perché è la console dove alla fine ci butti dentro tutto, anche i giochi che ci avevi altrove. Se diventa una roba che devi sostituire anche quella, secondo me ha meno presa. Cioè, per me almeno è di brutto così, eh. Che se ne fotte degli amici. Gioca adesso. 24. Sono 20 ore ci ho fatto. Allora, vediamo. Vedete, è rimasto tutto libero. Tempo di download si mano 3 ore. E invece no, è istantaneo. Tac. Se riescono a migliorare ulteriormente l'input lag, il gioco in locale finisce. Ma il problema adesso non è neanche l'input lag, è che comunque stai a 1080, io a 1080 non ci gioco da 8 anni. Cioè, per me questa è preistoria, non è futuro. Comunque, Vito Iuvara, ieri sera ho fatto una run catenacciata a Cidron Morta e ti pensavo tantissimo. Madre Natura è sempre accanto a noi, puoi aiutarla certamente se lo vuoi, tutto cambierà, la nostra terra guarirà. Ma che è pazzito, Cippino? Scichini, quelle sono in malintera, pardon. Niente, sparapalle impazzito e Cippino. Ma perché mi mette a 1366x768? Per la rete? Mi odia? 16 noni, qualità ombra, cioè un po' una schifezza però di default. Proviamo a alzare un pochino? Distanza erba, mettiamo tutto al massimo. Facciamo un test tutto al massimo. Un gioco che comunque era bellino da vedere. Stadia promette 4K 60 fps. Lo so, però poi lo voglio vedere. Iovino, al momento non mi sembra andare in quella direzione. No, no, 4K 60 fps. Non ce la fai. Ce la fai difficilmente. Sono d'accordo, ma promette Stadia. Io prometto 3 vergini a settimana. Non funziona così. L'idea che le due cose possano vivere... No, basta, Cippino! Dai, cuccia, fai il bravino! Hanno annunciato prima Wonderful 101, Remaster Fight 2. Guarda, io ieri ho beccherato per la prima volta un progetto. Ho preso Wonderful 101 scatolato. Anche perché costava quanto l'avrei pagato fisico dopo e magari arriva un giorno prima. Quindi è stata quella la scelta. E ho capito, CP, però devi superarla sta cosa. Andare avanti, Cippino, andare avanti.
sti caricamenti lunghissimi, però. Quante promesse potrebbe girare? Adesso già se le sto promettendo. Quando Stadia darà l'8K a 120 fps avrete le mie tre vergini. A settimana, eh? Non so se l'ho detto prima. Però adesso io me lo sto giocando a casa e secondo me l'impatto... In realtà lo faccio già con Steam sta cosa e funziona meglio. Ciao Stone! Cioè, la cosa che fa Steam di streamare è automaticata, proprio automatica. Prendi e giochi. Non c'è tutta sta trafila. Io pensavo fosse un gol degli abbonati da 72 mesi. Allora, vediamo quanto è cambiato. Carriera, inizia la tua carriera. Regional Juniors. Ma si parte davvero subito con i toss, con i cosi. Eh sì, sono d'accordo. Con Steam devi avere l'altro PC acceso abbastanza potente. Ah, ok. Ok. Perché io tengo sempre il PC acceso, quindi sta cosa neanche la sapevo. Quindi no, è diverso. Questo è se sto al mare, il PC l'ho acceso e ci giochi. E tra l'altro questo è anche sul cellulare, eh? Potremmo fare. Volete fare un test cellulare? Ne frega niente? Devi avere due connessioni in che senso? Questo non mi sembra girare bene adesso, per dire. Che ho messo tutto al massimo. Mi sembra bufferare un botto. Siete d'accordo? Sì, vedo l'immagine sporchissima. Parlo sempre per la mia connessione, però, ovviamente. Vorrei fare una gara normale. Ma è molto divertente, molto meno divertente di come era una volta sta gara di tagliaerbe. Tra l'altro avete visto che lo sfarfallio c'era sia in Doom che anche qua, eh? Non bellissimo quello. Quello vabbè, il caricamento del pilota. Demolisci. Ah, ma devo demolirne tre. Hanno proprio ricambiata tutta la campagna. Mi sembra più così divertente sta gara. Era pazza completa. Comunque questo maluccio, secondo me, praticamente. Phil Spencer ha postato su Twitter un bel accrocchio della Razer per giocare col cellulare. Non puoi mollare cartone. Yash, tu non c'eri quando abbiamo fatto Breakfast. Lo sfarfallio da Xbox 360? Sfarfallio brutto, secondo me, e basta. Però magari era solo il personaggio stavolta, il numero era diverso. Ciao zio! Sì, oggi pensavo a te, vuoi davvero abbandonare questo evento o no? Oggi pensavo, perché dicevo, ma se non c'era stato zio all'inizio a farmi tutte quelle domande, avrei continuato a streamare, ti stavo chiedendo? Perché sto ricominciando? E chissà, forse no. Poi sei diventato stronzo, però all'inizio ricordo che un sacco di volte mi hai fatto compagnia da solo. Sì, proviamo The Witcher 3. Adesso volevo vedere un po' il gioco, ma... Boh. A giocare si gioca, però, eh. È più il discorso audio. Però con lo Steam Link giocavi così uguale. Steam Link era tutti era merda. Io no. Hanno cambiato qualcosa però.
Anche perché 39 minuti. Zio Fidelio intanto si è abbonato per 23 mesi. Grazie, zio, non l'avevo visto. E ti ho detto delle cose bellissime, hai visto? Comunque Lido Iovara sta giocando a Plague Tale e sono sulla tua stessa onda come giudizio. Sì. Ma guarda, Jazz, se non sei scemo devi stare sulla mia lunghezza d'onda. Se sei scemo, e non voglio adesso dire che zio lo sia, però spesso sei sbagliato. Con umiltà ve lo dico. Allora, mi dice l'amico 5 che non serve che esco da questa magnifica interfaccia. E non volevo uscire però. Allora, quindi questo lo tolgo. Guardate però, questa cosa della libreria è carina. Metti, dai, te ne vai qua, metti meno libreria e lo togli. Questo non sapevo neanche fosse uscito. Remus, meno libreria. Caped, perché 3 mesi gratis comunque me lo faccio. Catherine, che non è mio. Però mi devi dire se il gioco è mio o no. Porca miseria, questa è una schifezza. Vedete quanti giochi avevo messo in libreria che potevano interessare di fare una prova? Ecco perché mi ero uccidato prima. Mi dai comunque 100 giochi. Tanto Destiny 2 sarà quello di Steam, quindi mai. Quindi solo giochi Steam ci mette qua. GTFO, ma non ce l'ho. Vedi, quello lo provavo volentierissimo, per dire. The Crew forse ce l'ho, non ce ne frega niente. The Witcher. Anche Epic. Ma quindi io non devo impostare niente, 5, lo fa lui? Poi proviamo un gioco Epic che è Tetris Effect, magari. Perché io non gli ho detto niente, collega Steam, collega gioco. Pensa che è bello fare Steam Link con il PC remoto di GeForce. Genio. Questi sono i giochi che ho scelto io e gli ACI. La libreria è mia, quindi ce li ho in teoria tutti quelli di Steam che sono compatibili. Però indie non ne ho visti tanti, effettivamente. Però devi provarlo, non lo sai. Cioè, questa è la roba assurda. Non mi sembra che puoi inferire giochi. Ah, perché. Minchia. Vabbè, sta andando giù, però, dai. Lo so, però 5, vado lì, mi metto il gioco, c'è, non c'è, c'è, non c'è. Capisci che non mi sembra proprio una genialata, con tutto l'affetto. Vabbè, la coda, considerando pure che oggi è il giorno 1 di uscita, non è terribile, dai, su. Ed è la versione free pezzente, eh. Con quella che paghi, non c'hai file. Hai precedenza. The Witch su GeForce Now l'aveva provato pure Teocrazia, diceva che andava una bomba, naturalmente con una gran bella connessione. Ma soprattutto con Teocrazia, che secondo me rende tutto meno bello. Tra l'altro sono visto innamorato di Hollow Knight, sono contentissimo. GeForce Now. Benvenuto. Devo provare anche questo del cellulare. Ma l'abbonamento quello di 3 mesi lo faccio. Mo, tanto prima o poi vi leggete la mia password, non sono sicuro oggi. Tra l'altro siamo alle 20:07. Abbiamo pochi minuti alla prima disconnessione di giornata. Amici cari di Fast, l'altro giorno mi ha chiamato una del mobile. Non volevo trattare male lei, però cazzo ti dico. Mi diceva: come ti trovi con Fast? Guarda, mi trovo una merda, voglio fargli causa, hanno mille problemi. Va bene, però ti parlo del mobile. No, vaffanculo, cazzo. Domenica ha seguito la sola di Leon ed era un continuo godimento. Sì, è partito tra l'altro molto prevenuto, Se Teocrazia dice che GeForce Now funziona perfettamente, GeForce Now funziona perfettamente. GGP. No, lui pure l'aveva provato con nome, ricordo che era abbastanza soddisfatto. A proposito di Hollow Knight, tu l'hai giocato su Switch usando il cane? No, ho usato una prima parte il cane e poi sono passato in diretta qua con voi allo Switch Pro che arrivò su Amazon e c'era un pezzo che ci avevo messo 800 volte, non riuscivo a farlo. Appena è arrivato il Pro, primo tentativo, riuscito. Era proprio insopportabile col cane. Visto pure la live di Hollow Knight, godimento, pure qualche bel bestemmio. Ma lui è contento quando bestemmia.
Ma sta cosa che c'hanno gli orari prefissati per disconnetterti non ti fa pensare che c'è qualcuno di specifico che hai trattato male, che lavora in fast food e quando vai in pausa cena va lì apposta a staccarti? Io non ho trattato mai nessuno male di fast food, perché a fast food gli ho voluto proprio bene. Cioè, fast food, io ero quando ero con Tim e mi avevano detto che la mia abitazione non sarebbe mai potuta andare oltre i 4 o gli 8 mega, adesso non mi ricordo. Quindi quando fast food mi chiama loro a stesso prezzo e mi dicono: guarda, che ti aumentiamo a 30 mega, 35, quant'è? Cioè, glielo volevo succhiare, quindi è fasto che non ce l'avrò mai con loro. Io non lavoro per fasto, però se cambi gestore avviso. In che senso, CP? Ah, qua! Qua ne ho bannato uno, Moragno. Non è esattamente una roba però che faccio ogni 3 minuti. Ma quindi in teoria potrebbe prendersi anche il salvataggio? Potrei giocarmi zio e DLC di The Witcher 3 qua, con GeForce Now. Vediamo che impostazioni. Questo funziona molto bene, eh. Anche i menu molto più veloci e tuoi reattivi. Io non mi ricordo più le opzioni, perfetto. Inventare archivio. Era select. Dai, zitto. Poi carichiamo. Impostazioni audio, impostazioni video. 1024x768. Continuo a mettermi su sta risoluzione. Un po' rotto le palle, però. Arriva anche a 1920x1200, però, in teoria. Ah, forse non ce la fa. Ho perso i capelli? Ah, ok. Scatta malissimo. Vedo del ray tracing, no. Facciamo un caricamento, va. Però c'è 1080, tanto Dio. Ah, non vi ho rimesso molle. Ragazzi, quando cazzo lo dite, però? Mannaggia, sempre a prendere il culo. Poi dici perché non ve credo. Lascia a voi, eh. Il video di Geralt mi sembra più disteso. Dove sta Moragno, me lo dice? Ah, ok. Vedi che però eri sarcastico e non hai parlato, Moragno. Hai fatto una battuta e non stavo leggendo. Io posso fare mille cose insieme. L'abbiamo chiesto tutti. Cosa hai chiesto, Stone? Un numero di telefono? Era forzatissimo. Ma volevo dirlo anche oggi. Attenzione. Ma questo è il finale, però. Ah no, è la parte prima. Ok, malissimo adesso. Proviamo a vedere se è un problema di impostazioni, così è ingiocabile. Impostazioni grafiche. Lasciamo 1080 e mettiamo alta, non estrema. Forse estrema un po' azzardato. A salvare, salva lui. Che brutto quando non c'è l'applica. Cioè, l'audio salta spessissimo, eh? Saltava un botto pure a Doom. Non mi entra un colpo, perché? Oh.
Adesso meglio. Però video, non so se è il 1080, ma il video è proprio una pulizia non all'altezza di come sto giocando ormai da anni. Non sono soddisfatto. Mi sembra proprio mai pulito. Grande campione. Il gioco in locale è morto, scattoni. Adesso meglio, all'inizio ha fatto più problemi. Non mi ricordo che fine hanno fatto. Vedo che sia la connessione, non l'hard del PC remoto, che è una workstation da 6.000 euro. Sì sì, ma ci credo che sia la connessione, Cipino. Però c'è, cioè, io è una cosa che devo prendere in considerazione per il futuro, eh. Non è... è una discriminante importante di, ok, il futuro è oggi, il futuro non è domani. A me la connessione domani non diventa 100 mega, eh. Cioè, non si vede neanche luce qua a casa mia. Non c'è neanche la possibilità di, ok, fra 3 anni è banda larga a tutti. Quindi... per me è importante capire se a 30 mega, 25 mega, se gioco. Tiè. Test GeForce Now, molto male secondo me, molto male. Cioè le prove che ho fatto con Stadia andavano meglio. Ma infatti sono d'accordo con te, mi confondi un po' con altro. Prima che bestemmi puoi usare hard come segno. Io non mi ricordo niente dei tasti. Come si sceglieva il segno? No, RB? No. Oh, qual era il tasto per scegliere? Eccolo qua. Che vuoi tu? Hard. Hai letto del rumor, dice zio, di un gioco Switch a fine anno che ha a che fare con i pneumatici? Quanto vorresti un bel rigenese all'8 Open World con... No, no, ti prego, zio Ferriero, no, perché mi dici questa cosa? Perché? Se fanno... l'altro anno ci hanno già provato e grazie a Dio hanno fallito miseramente. È chiaro che la mia percezione, tra l'altro, è molto diversa anche perché c'è una 1080 Ti, eh. Cioè, immagino che uno che è un PC c'ha il PC che proprio non va. In ufficio... a Diablo 3 così ci giocavo tranquillamente, ma che cazzo me ne fotte? Cioè, bisogna pure vedere uno cosa è disposto a fare. Cioè, la gente gioca con PlayStation 4 normale, che è così. Ma secondo me, cioè, no. Cioè, tutto sommato va benissimo. Per un certo tipo di pubblico. Non per me, perché... sto indietro... no, poi tra l'altro non mi piace proprio... guardate qua, forse si vede meglio. Guardate quanto è sfocato... e non pulita l'immagine. Qua si vede proprio il buffer. Guardate vicino a fuoco. Non so se voi lo vedete. Per me qua si vede proprio come il video di YouTube che carica. Per me è abbastanza bocciato. Just colori slavati, bravissimo. Minchia, oggi Cipino sei fantastico. Allora, volevo provare un'ultima cosa qui su GeForce Now e poi facciamo la prova con Stadia, che è un po' più futuro. Ciao El Maria. El Maria, ti sei perso che giocavo a Doom, eh? E ho dominato senza conoscere i tasti. Ah, volevo provare un gioco Epic Store. Epic Store, che giochi ho su Epic Store io? Non me li ricordo. Per vedere se li legge. Oggi sono dei fantastici. Sono stato via la settimana. Manco ti sei accorto, mosso. No, Cipino tesori. Non sai che mi preoccupo di te quando non manchi. Si sta prendendo Epic Store, voglio vedere che... c'ho Tetris Effect sicuro... ah, partiamo Tetris Effect, se mi faccio una partita a Tetris, vi dico subito se sono campione del mondo. Tanto sto mezzo capendo Tetris 99 e mi fa incazzare. Perché Tetris 99, come devi giocarlo... vedi che non c'ho Tetris, però 5, scusami. Ah, apri un qualsiasi gioco Epic Store. Però scusa, io c'ho Tetris Effect, sicuro. Confermato qua, guardate. Tetris, tra l'altro regalato da Outcast, se non ricordo male. Tetris per l'input lag è un buon indice, secondo me. È l'unica cosa che posso riconoscere. E non lo vede. Ah, perché non è compatibile. Questo dici tu. Deve essere anche compatibile. La roba è un po' folle, però. Control. Control non c'è.
ma posso andare a tentativi? Capite che è la follia sta cosa, no? Vediamo The Messenger. Corca. The Wit non ce l'ho. Sono a 54 minuti, attenzione. The Witness ce l'ho regalato qua, attenzione, The Witness. Però The Witness proviamo poco, secondo me. Servirebbe un gioco un po' d'azione. Shadow Tactics, Rayman Legends? Rayman Legends secondo me c'è, eh? Rayman, ma è nella vita. No, Fortnite lo giochi da solo. Metro? Qualche Metro? Metro, che così facciamo il test anche di là. Metro Exodus. È l'ultimo? Non mi ricordo qual è Exodus. Ah, ecco là il simbolino Epic, forse, eh? Ah, attenzione. Gioca. Metro è un buon testo, sono contento se c'è Metro. Che ce l'abbiamo anche di là. Se è l'ultimo Metro Exodus. Sì, ecco, se è l'ultimo. Perfetto. Direi che è perfettissimo il suo testo. No, grazie, al momento no. Ok. Continua. Leggi il messaggio di Beppi. Ciao Beppi, intanto. Dove sei, Beppi, Beppi? Ah, ciao Vito, non ti seguo assolutamente, ma ti volevo chiedere se il programma ha un altro episodio dell'internet. Guarda Beppi, l'internet, in realtà ne abbiamo registrati due episodi con Doc Manhattan e Antonio, che è qui in chat, e non sono mai usciti perché il Doc Manhattan penso che li usa per masturbarsi, e non ti so proprio dire, non credo, onestamente a breve non credo proprio, a meno che lui non decida di far uscire quelli, che ormai secondo me sono anche un po' fare dente o massimo, quindi boh. Allora, la password di Epic Store è la più complicata della mia vita. Eccola qua. Non funziona contro il Wii, però. Problema. L'internet un po' mi manca, perché comunque ci divertivamo anche a registrarlo. È un po' sì, Antonio, devo essere onesto. Allora, perché non mi fa copia e incolla della password? Copia. Chiudiamo qua, se no vi leggete tutte le mie password delle banche. Control V. No, dai. No, Iacin, devo recuperare tutto. Mica, c'ho mille live da recuperare. È un problema sulla password, però. Santa miseria, oh. Tipo l'unica complicata della mia vita. Che non posso, devo stare 8 ore a leggere. Devo inserire manualmente perché non copia e incolla. Due secondi. Non state vedendo niente voi, vero? Allora. Eccola qua. D'altro questa c'ha le piccole, c'ha le grandi. È inventata, un disastro. Cioè, ma pensate se ogni volta non posso fare neanche copia e incolla, devo mettermi una password di questo. Migliorabile, migliorabile. Per me è bocciato più di stadi al momento. Stanno proprio fase embrionale. Ok. Tra l'altro, Metro Exodus è uno di quelli che mi girava molto male streamandolo. Pronti? No, li abbiamo registrati. Come stanno? Non abbiamo proprio idea, perché io e Antonio non siamo informati del processo creativo della cosa. Ho provato una volta, è andato ospite da qualora, ho provato a mettere là, ma non lo sappiamo. Probabilmente fanno cagare la schifati, eh. Non è impossibile anche questa cosa, non me li ricordo nemmeno. Momenti salienti. Salvare automaticamente i momenti più belli di Metro Exodus. Se è possibile attivare o disattivare l'acquisizione domande in qualunque momento. No, non ora, ringrazio. Allora, intanto è partita con una cornice bianca. Ok, non c'è più. Poi chiedere a Stone la prossima volta che viene di staccare la keygrabber USB e restituirmela quanto prima.
Magari è tutto un piano di invidia per far credere che lo streaming è una merda in modo da vendere schede video. Tra l'altro è geniale questo piano. Allora, questo tra l'altro io non l'ho provato con RTX. Questo è bello da vedere graficamente, però. Attenzione. Solo che siamo a 59 minuti. Tra un po', secondo me, mi dice muori pezzo di pezzette. A meno che non sia un'ora di gioco. Mi sta scattando? Perché io oggi non vedo. Per cercare di non occupare banda, non ho messo il video. Quindi non so quello che vedete voi. Ah, ma si è spento il pad. Voglia che schiacciavo sto tasto sul pad. Sì, è Yaci. No, no, ma allora è GeForce Now che dura un'ora. A parte che adesso cadrò. 20 e 24, signori, siamo a rischissimo. Abbiamo 2 minuti di rischio terribile. Dopo proviamo Stadia. Dopo proviamo Stadia. Vabbè, mi ha rotto pure un po' il capro. Non posso skippare. Un'ora per sessione, se no non ha senso. Eh no, però bisogna capire. Tu dici appena ti attivi. Però lui secondo me conta i minuti che stai dentro i giochi, no? Può darsi pure che quando parte un'ora è difficile da capire. Stavo provando, il Maria. E non lo vedrai nemmeno questa volta perché per RTX ci vogliono 6 euro. Ma io voglio pagare 6 euro, solo che si bloccava. Ciao Tommaso! In streaming i tasti non vanno, dice Tommaso. In che senso? Io sono vagamente tentato di prendere il DLC per provarlo in RTX, in effetti. Ah, è una battuta, Tommaso. Ma sì, ma non parto proprio a giocare, però io così c'è questo problema. Continua. When it has been years since anyone's heard anything but Tanto sono abbastanza convinto che io l'avessi in italiano, ma perché qua è partita in un'altra lingua? Ma l'ultimo vedo, posso goderlo senza aver giocato gli altri? Sì, grazie per tutto il pesce. Tranquillamente. Godertelo è una parola grossa perché non è che sia sto giocone, eh. Sure, that's safe for us who hid in Moscow Metro. There were no Ma veramente non funziona i tassi in questo gioco? We are alone on this planet. And in the metro it's common knowledge. But I did hear that call on the radio Stringi del with my 8K, own ma ears. niente gioco. Yes, it was immediately droned out by the static. Neanche io e Maria But però, I eh. had Ah, heard it. oltre. Ci Which siamo. was the fine. Time to replace our filters. Ho capito, il loro server in inglese, io mi gioco i giochi tutti in inglese. Opzioni, game option, sottotitoli, no, video 1920x1200 stavolta si è messo. Qualità estrema però, eh. Io proverei anche un ultra, posso accontentarmi. L'ho spaccato, signori, si è rotto tutto. No, no, non mi frega, mi chiedevo in ottica futura, Antonio, in realtà, non. Ah, magari sì, nelle opzioni audio puoi cambiare in italiano. I primi due li trovi letteralmente a 2 lire ormai e durano molto poco. Roba da una decina d'ore al massimo. Se giochi la difficoltà più alta. Ma tu sei scemo, il Maria. Ma sei proprio scemo. Tu devi smetterla, il Maria, ma te lo dico proprio di cuore, di dare consigli alla gente sulla difficoltà. Renditi conto che tu sei un tossico pazzo senza una vita e con tre mani. Cioè, non puoi dare alla gente quanto dura un gioco alla massima abilità. Ecco. Adesso fatti papà. Super scherzone, Tommaso, stasera. No, ma questo è il gioco però, Tommaso, non è GeForce Now. Questa cosa la fa Metro anche se ce l'hai tu. Vito, non guardare i pornoscene su PC remoto da Nvidia, mi raccomando.
No, in realtà uso Steam Link, l'ho usato spesso per fare solo quello. Puoi provare anche Travis Effect, basta riaprire Metro. Quando ti chiede di installare il gioco, clicchi su Cancel e poi vai nella libreria e decidi del gioco che preferisci. No, però hai detto che ci vogliono 10 ore al massimo livello. Quello si mette già a massimo livello e tu l'hai fregato. Lo sapevo quando Maria ti odio. Want to save the change? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Meno di 3 ore. Oh. Immagine sempre abbastanza bufferata. Si vede poco, ma si vede, secondo me. Non pulita, non pulita. Però è fluido. Qui molto, qui si vede moltissimo. Detto, già non mi ricordo niente di questo pezzo del gioco. Che pezzo del gioco era questo? Che era successo qua? So già la città, sarà il finale comunque. Sì, Tommaso, mi sembra che proprio il gioco ci avesse quel problema. Non è GeForce Now, eh. Metro faceva quella cosa lì, eh. A volte i giochi calcola ti chiedono di riavviare, però questo non te lo fa interno e te lo fa così. È l'inizio. Ah. Dai, l'immagine non mi convince proprio, però. No. Però almeno scatta, cioè guarda qua. Io vedo proprio la sporcizia. Come un video porno non HD, sì, siamo da quella parte là. Questo però funziona veramente bene. Non mi pare girare a troppi FPS, ma fa il suo proprio. Non vedo caldi frame, non vedo niente. Dovete pure calcolare che nelle impostazioni ho messo che deve badare all'equilibrio, quindi a volte probabilmente per tenere la fluidità rinuncia alla qualità. Però no, è la schifezza che c'è. No. L'ho giocato col pad, mi sa proprio anche ufficialmente io questo. Sto soffocando, credo. Non mi ricordo niente dei tasti. Allora, vediamo questa cosa di Tetris Effect e poi passiamo a Stadia. Allora, vediamo 5 che mi aveva detto. Ah beh, 5, sono d'accordo con te, però cioè, io così non ci gioco. Cioè, preferisco pagare magari... A parte che vediamo Stadia adesso, perché magari è l'orario... Allora, tu mi dici che da qua posso far partire ogni gioco? Vediamo un po', vediamo un po'. Perché Tetris vi dico anche l'input lag con più precisione. E mi faccio una partita a Tetris, lo sapete, non manca mai. Tetris Effect Digital Deluxe. Installa in D, questo me lo fa installare. No, secondo me no, eh. Questo secondo me me lo sta installando dove dice lui, cioè nel mio PC. Questa è la cartella mia, non è fallito 5. Vediamo se ti ho capito però. Puoi provare anche da disaffetto, basta riaprire Metro. Quando ti chiede di installare il gioco, clicchi su cancel e poi vai alla libreria e decidi dal gioco. No, no, secondo me no. Voi dite che quello D non è il mio PC, eh? Vabbè, proviamo, proviamo, guarda. Perché prima non ho visto D, però ci credete lo facciamo. Installa. Ah, c'è anche Control. Ah, con Control è installato. Dov'è Tetris? Sta installando, vedete che siete rincoglioniti? Guardate che sta installando. Sei come i vecchi che hai paura di dire sì al telefono che ti do. Guarda, download. Chi c'aveva ragione? Esigo le tue cazzo di scuse, Cippino. Chiedimi scusa. Forse ho sbagliato il gioco, però attenzione. Biblioteca.
È vero che sono come i vecchi, però, perché questo mi sa Digital Deluxe DLC. Vediamo se c'è un altro Tetris Effect. The Messenger. No, era quello ufficialmente. 5 fallito, lo dicevi io. Sì. A 5 non ti devi mai fidare, Cippino. Quindi non provare mai più ad attaccarmi se non sei sicuro. Porca miseria. Beh, direi che la prova con GeForce Now è finita. I 3 mesi gratis, magari me la faccio una prova per testarlo magari con voi. Però per me al momento non benissimo. Con la mia linea, ovviamente. Questi ragazzi miei, se non me li fate. Passiamo a Stadia. Vi prego, non glielo dite, lasciamo stare. Dimmi 5, dimmi tutto. Chi ha detto a nulla? Vabbè, troppo difficile. Proviamo Tamper, che è un gioco che l'input lag è importante. Guardate intanto come parte il gioco a bomba. Questo di Stadia è indubbiamente una cosa figa. Cioè, un sistema... È vero che i giochi devi comprare, ma... Passiamo al vero futuro, il futuro anteriore. Stavi usando l'Epic sul tuo PC? No. Ah, dici? C'è più in qua. Potresti avere ragione, allora. Chiedo scusa a te e non a CP. Gioco della Madonna. Immagine male anche qua, però, adesso. Riprendi, io non mi ricordo benissimo i tasti. Riavvia, riavvia. Riavviare il livello, sì. A te no, Cipino, perché non mi era piaciuto come mai detto le cose. Schifissimo l'immagine, quindi potrebbe essere anche... Tra l'altro non è caduto a 24 e 26? Attenzione. Questo non l'ho giocato in VR. Dovevo fare una prova anche con l'Oculus. Perché mi piaceva la pulizia dell'immagine. E qua è tutto spric. Probabilmente dovremmo fare delle prove ad altre ore. Magari facciamo, se non riesco a organizzare, Vitos Demo o Vitos Pass, domenica mattina facciamo una prova al sabato mattina, alla domenica mattina, per vedere se va meglio. E stasera male, l'altra volta mi sembrava molto meglio. Questo potrei giocarlo tipo 9 ore di seguito io adesso. Lo adoro. Sbagliato lato? Ah, era il lato opposto alle curve, giusto. Però da giocare è fantastico, cioè è precisissimo. Fluido. Immagine non bella, però. Cioè non perfetta, però il resto è perfetto. Faccio tutto il primo mondo? Ma sì, ragazzi. Non credo sia bellissimo da vedere questo da giocare. Sei parecchio avanzato. Questo è il tutorial. Proviamo a fare un altro livello, dai. Input lag qua mi sembra assolutamente perfetto. Cioè, non gli vedo proprio problemi. Finisci lo live. Comunque sembra girare bene. Tamper, no, cambia gioco e scioltezza senza fare login. Cazzi e mazzi. Sì, no, adesso vi faccio vedere. Cioè, il cambiamento, il sistema Stadia è una meraviglia. Poi c'è da migliorare interfaccia, altri cazzi. Però è proprio una roba istantanea. E quello là è bello. Cioè, quello è chiaramente il futuro, lo vedi. Il sistema di prima è troppo arzigolato.
Però è chiaramente anche un'altra cosa come è pensata, eh. Solo vogliono i stessi soldi. Più o meno. Questo in ufficio potrei giocarlo veramente senza problemi, se avessi in parte, cosa che non ho. Altro ok, dopo con l'erba non ho più sbagliato niente, cioè una perfezione fatta a uomo. Uscito Dumper, è tanto perché era prima che arrivassi su Twitch, vero? Vabbè, tutto non lo posso far vedere. Tanto guarda qua le S, che applausi. Secondo me in War questo comunque acquista parecchio. Me l'hanno detto tutti gli Ovino, però ero talmente innamorato della qualità meccanica proprio perfetta HD dell'immagine che non mandava di provarlo. Cioè, questo secondo me in alta risoluzione è una roba bellissima da vedere. Forse l'ho giocato però prima del monitor 4K a 1080. Lo provo in VR, però lo provo, devo parlarne poi su Outcast. Allora, tutti mi avevano detto che era fighissimo su PlayStation VR. Aiutaci a migliorare la tua esperienza. Questa è la sessione di gioco. Buona, molto buona. Non eccellente, ma buona. Adesso, vedete, io adesso me ne torno qui in questo menu. Questo lo devo giocare, quindi poi magari diamo un'occhiata. Vediamo Metro a sto punto. Vediamo Metro. La differenza è che qua le opzioni video tu non le scegli mai. Prendi e giochi. Importanti informazioni sulla sicurezza, ok. È vero, io. No, no, ma c'avevo già Oculus io quando me lo dissero. Solo che non volevo, perché mi piaceva quell'immagine di Tamper che ho ricomprato anche su Switch, perfetta, mi fa impazzire. Meno 10 minuti a Sanremo, primi tre caricamenti con da me, primi tre cantanti da me sono tanti. Vabbè, non c'ho fretta di Sanremo, ma molto meno scimmiato quest'anno. Però se vado su Twitter, lo seguiamo insieme con i tweet. Super buffering dell'immagine qua. Domande tecniche. Connessione A e la risoluzione è automatica? Sì, su Stadia. Connessione l'ho fatta vedere prima. Una pessima 35 mega in download, 20 in upload. Pessima nel senso che non è neanche così stabile. No, io hype per Sanremo in generale di solito ce l'ho. Tra l'altro adesso c'è la Jalapas, un po' sì, eh. Allora, partenza di Stadia, assolutamente, guardate che differenza con prima. Pensa se avevi un server dedicato su Discord. Ok. Pensa se avevi un server Discord dedicato su cui poter fare un canale apposta invece di usare Twitter. E beh no, Twitter è più bello, Moragno. C'è anche altra gente. Di solito una volta era dove tiravo dentro un sacco di nuovi follower. Normale. Che scrive un sacco di battute super belle io su Sanremo. C'è mai dire Sanremo, mi ha detto Antonio Agliaci. Sì, non lo sapevo. Non ho neanche controllato dopo che me l'ha detto Antonio. Ma di solito Antonio quando dice una cosa non mente. Ricordo ancora la vita prima della guerra. Vedi che schifo? Tocca provare in un altro orario. Guarda, domenica mattina che al momento non c'è previsto niente. Ah beh no, sono giri di giochi nuovi di Twitch, è Video Spass. Facciamo magari sabato domenica prossimo. No, non è vero, i colori meno slavati, sì è vero, Sippo, però il buffering eccetera è terribile. Cioè qua lo vedo anche più di prima. Sul sito di RTL dicevano che al commento c'è pure la Jalapa, non so cosa facciano di preciso. Tamper 10 ottobre 2016. 4 anni?! Mi sembra che però la differenza rispetto a prima sia notevolissima.
Grazie per il sip. Ah, non l'avevo visto, cari due. E ya, ci arriverà il giorno che lo commenteremo io e Farenz, guarda. Ci ho provato a regalarvi questo sogno una volta. Io lo ripeto perché mi fa esplodere la testa, ma tu hai appena avviato una sfizza di giochi, contando anche Nvidia, senza installazione, senza patch, senza problemi di nessun tipo, parte di connessione. Ci siamo di fronte a una roba che te la dicevano di anni fa, dimetti verde. Però la metà dei giochi ho provati di merda, Iovino. Cioè, è vero, hai ragione, super figo. Sì, zio, ho preso la prima volta che finanzio un progetto su Kickstarter. Cioè, quelli che ho provato su GeForce Now, per me no, Qui, cioè, qui è abbastanza eccezionale. Cioè, con tutti i problemi del caso, della mia connessione, comunque sembra un gioco super figo, eh. Comunque prima non era all'inizio, vedete che siete pazzi. No, non ho fatto il finanziamento per bloccarmi da... Non c'era. Mi pare di no sull'edizione standard normale. Ho speso il meno possibile, siete pazzi. Già non mi piace. Per questo perché non era un vero progetto. Qui male, vedi però. Cioè, con lo scuro, con ieri, si vede proprio terribile. Poi io sono uno di quelli che la pensa come te, eh. Ero scettico sulle potenzialità del... Cioè, su come potesse funzionare, e funziona benissimo. Una volta che le connessioni miglioreranno, sta cosa funziona meno. Cioè, c'è gente che così il gioco non lo può giocare mai. Oh, è rotto il capo. Come devo togliere sto coso? Com'era la War 3 anni fa e come oggi, con un paio di anni, riparliamo. Ah, non faccio, lanciamo i pompi. No, cioè, qui Stadia comunque è emozionante, sta cosa che parte al volo, è durato 3 secondi. Però, cioè, comunque fa un po' schifo, se è vero fa schifo. E poi bisogna vedere sempre dove ci vuoi giocare, perché la cosa figa è, sto al mare. Lo gioco su cellulare, Metro, non è proprio poca roba. Stiamo anche dimenticando il fatto che può diventare tutto portatile, secondo me. Una volta che esce un apparecchietto molto più simile a Switch, no? Con una sorta di bel monitor, una roba che è comoda da giocare. Cioè. Questa è tanta roba, comunque. Boh. Mi sembra di sì, a occhio e croce, ma non so, sapete che sono malato. Direi di sì, direi che come l'ho giocato io comunque era addirittura più imbalsamato. Ah, sono morto. C'era pure sulla TV RTL, dovrei andare a tirar fuori la radio. No, metti sicuramente su internet, Yashi. Streaming internet. C'è gente che non si è potuta mai comprare un PC da 2000 euro e ora quantomeno può giocarci, anche se non esattamente come su un PC da 2000 euro. Ma no, ma assolutamente. Magari su un PC da 1000 euro, che comunque non è una roba che possono fare tutti, quindi comunque è un passo avanti, Solo che sta roba, secondo me, per gli uffici è drammatica, ti blocca tutto. Proviamo altro? Questo promosso. Ma Stadia al momento è promossa, poi cazzo. Nonostante la mia connessione, guardate, i test che ho fatto io altre volte andava addirittura meglio. Cioè, questo non è il suo meglio. Si è verificato un errore, torna a Stadia. Cioè, io vorrei capire che succede quando invece ti disconnetti. Proviamo un picchiaduro. L'ho provato anche... Ah, no, però... Vabbè, se proviamo un picchiaduro qua adesso. Cioè, la cosa come parte è bellissima. Dopo te lo faccio vedere, sì. Non vi faccio vedere Guilt, che me lo giocherò, quindi è capace che ve lo beccate... No, ve lo beccate comunque come gioco quello già, quindi non ha senso stasera. Ciao Dolosezio, la tecnologia c'è, sono d'accordo.
Peccato solo che non abbiano la minima idea di come funziona l'industria dei videogiochi. Io continuo a credere, Cippino, che sta cosa non sia per forza. Può essere vera, ma che non lo sia per forza. E cioè che per loro quello che è stato un lancio, intanto partiamo, buttiamola dentro, facciamola provare agli stronzi, beta test, eccetera, eccetera. Qui l'immagine è splendida. Ma guarda che quando è chiaro, no, pure qua forse un po', però sui chiari si nota molto meno. E che abbiano detto partiamo così, dopo lo sistemiamo, poi facciamo il collegamento con YouTube, non ci serve far comunicazione. Secondo me stiamo dando per scontato che siano degli stronzi. Io di questa cosa non sono sicurissimo. Però Jazz, ma sono convinto che loro lo sappiano, che non era l'obiettivo prendere adesso in tanti giocatori, ma una roba pensata per il futuro. E quindi adesso era proprio stiamo sotto traccia, proviamo, facciamo i test, intanto prendiamo soldi da qualche pirla, cosa che gli è riuscita abbastanza, testiamo tutto e poi partiamo realmente. No, qui anche abbastanza male. Sembrava, qui mi sembrava anche un po' più impullato adesso. Con Stone la prova era andata molto meglio. Da poco reattivo. Tanto secondo me a voi lo vedete anche meglio di come lo vedo io. Voi mi sembra esce 7.20, non mi ricordo. Però sta la cosa della pulizia, dell'immagine mai pulita c'è sempre. Quello secondo me è un po' il problema della connessione. Ci sarà la riunione di Albano Romero con la band di Cristiano Malgioglio a stare per far futuro. Sì, però se esce X-Rod e funziona bene, ciaone. Forse FDF, perché esce X-Rod, X-Cloud, funziona benone. Con il pass dentro ed è morto, uccide tutto. Siamo d'accordo, cosa che non è assolutamente scusa. Ma se poi esce Stadia, vai su YouTube, c'è il gioco, metti il video, clicchi, ok, giocaci. Capisci che arriva a tutt'altro pubblico di quello di X-Cloud? Perché comunque si porta via tutto il pubblico di YouTube, che è un altro tipo di persone. Il Cloud rimane una roba per videogiocatori, Cloud. Allora, non so come si chiama. Magari arriva Nintendo con Super Cloud e ammazza tutti. Ecco, un po' difficile questo. Questo non mi ha convinto molto. Il Cloud, nel migliore dei casi, i giochi gireranno come su Scarlet. Vabbè, sto cazzo. Vabbè, tu dici Stadia c'ha il potenziale di più, però Stadia al momento ce l'ha a chiacchiere. Vediamo, dobbiamo vederlo però. Però io non lo do per il morto, Stadia, per niente. Vito Iuara, è bello, Brain Training Switch, perché non ce lo stimo? Perché non so come stimarlo io, perché la maggior... Vabbè, devo fare... Cioè, funziona col pennino, come ve lo faccio vedere a voi? Io vorrei uscire dal gioco, se mi è concesso. Premi ESC per uscire. Tieni premuto ESC per uscire a schermo intero. Torna al gioco, esci dal gioco. Allora, quale Tomb Raider volevi vedere, zio? Io provai GeForce Now 2-3 anni fa, quando ancora potevi giocare tutto quello che c'era su Steam senza limite, mentre oggi è abbastanza limitato. Bellino, però molto meglio state a livello di streaming. Assolutamente, Lucas. Abbiamo fatto la prova prima, si vede proprio il cambiamento. Rise of the Tomb Raider. Che sarebbe... Qual era Rise? Ah, ecco. Ma è il secondo? Io Shadow non ce l'ho, mi sa che sono arrivato dopo quando mi ha dato il pass. 5, arrivo anch'io, dai! Stiamo insieme un altro po', Crystal Dynamics, bastardi. Vi odio. Tomb Raider neanche il clap, sono d'accordo. Beh, oddio, Shadow non l'ho odiato. Shadow, secondo me, era il migliore degli Uncharted di Tomb Raider. Registra e ignora.
Ah, c'è già Fiorello? Spedizioni, non so cosa siano. Perfetto. Esplorazione. Non l'ho odiato, è la cosa più positiva che potevi dire. Sì, assolutamente. Cosa spinge una persona? Tantissimo è troppo, Just. Che perché la parte delle secondarie della città era terribile. Però almeno c'aveva degli ambienti più fighi, era molto più bello da esplorare, le tombe erano carine, cioè comunque c'aveva un senso. La capacità di meravigliarci. Ignoro. Parliamo di Shadow, è l'ultimo, sì, così. Anche secondo me comincia ad essere bello da vedere quanto lanciato. Da giocare suona la schifezza. Oh, minchia, questo bene, bene. Bene. Ma andiamoci piano. C'è un vento fortissimo. Ciao, uomo. Ehi. Anche se non troverò. Sì, zio, la storia male. Tuo padre sarebbe fiero di te. Neanche me la ricordo. Ma sento che troveremo. Guarda, la storia, questo è il secondo. Il primo, a me, il livello di storia, era piaciuta un sacco. L'inizio, con lei debole. Però poi c'è un'impennata della personalità che non ha nessun senso. Sono solo scivolata. Cioè, all'inizio, secondo me, hanno proprio cambiato come fare il gioco. Volevano fare tutt'altra cosa all'inizio, secondo me. Perché parte con lei che c'ha poche risorse, che invece dopo finisce subito in cavalleria. Ci vediamo di là. Questo mi ricordo che noi giochiamo. Io dice disse che era una cazzata, c'ha ragione. Cioè dice ogni cosa loro se dico ci vediamo di là. Ma di là dove? Che cazzo ne sai? Però mi sembra nettamente meglio degli altri questo a livello di grafica. Molto pulito. Tanto abbiamo saltato anche la disconnessione delle 20:50 oggi. Scendo e ti vengo a prendere. No, è troppo pericoloso. Posso arrampicarmi? Sta roba è brutta come la morte. Resta dove sei. $3.60. È invecchiato bene però. La rimasta non sembra assolutamente dignitosissimo. Devo saltare di là. Sì, ok. Dove andrete di là voi? Non ho capito. Ma fate qualcosa per Sanremo insieme? Presa. Merda, Lara. Ah, cross gen. No, io lo giocai. Tutto bene. Su One, perché era l'esclusiva, una delle esclusive One questa, per a tempo limitato. Ed è il motivo per cui presi One, no no, attenzione. Sembra sia un vero passaggio obbligato. Questo è il secondo, quello che dici tu è il primo, ha ragione Ioni. Pure di questo invece la versione del 60. No no, io quello che ho giocato su One è il primo, questo l'ho giocato su PC. So che è improbabile, ma la guida con cui ho parlato diceva di aver visto delle rovine. Questo secondo me è peggio del primo, questo è il peggiore secondo me della nuova trilogia. La tempesta si avvicina. Abbiamo un paio d'ore al massimo. Dai, proviamo l'ultimo test, poi vi lascio stare a tutti. Abbiamo un altro Tomb Raider o Destiny? Facciamoci il test Destiny, no? Farmi Simulator è quello che va peggio, ma credo sia il gioco. Scatta un sacco Destiny, Farmi.
No, mica con voi, me ne vado da solo a vedere Sanremo. Vi lascio, nel senso che vi lascio liberi di farvi i cazzi vuoi. Poi se vuoi vedere Sanremo o toccarti, Cippino puoi fare quello che vuoi. A me Sanremo come momento trash dell'anno piace sempre. Al momento il mouse non è arrivato dal gioco. Fai clic un punto verso schermo per bloccare il cursore. Stadia vorrebbe utilizzare il microfono. Lo vedete anche voi, ma non riesco ad andarci là. Ok. Cuffie rimosse. Torna alla schermo. Se vuoi utilizzare, no. L'avevo provato però, mi sembra. Caricamenti di Destiny sono sempre una mezza tragedia. Margini schermo. Si muove tutto, perché? Seleziona classe, titano, cacciatore. Come viene? Fammi giocare. Pioniere di Kay. Da addirittura gli obiettivi su Stadia, attenzione. Ok, questo sono abituato a giocarlo in 4K. Immagine terribile. Uno spazio porto russo. Madonna, guardate là. Guardate l'erba, lo schifo. La unica via di fuga è superare quella muraglia. Vediamo come si è messo, però magari si è messo. Ah, non posso modificare niente io qua. Manco la risoluzione. E questo siamo sicuri che sia 1080? Cioè, guarda là. Sembra Resident Evil 7 in VR. Questo male male, eh. Ed è tipo uno dei giochi più belli graficamente che abbia giocato. Molto fluido. Farti tornare alla città e per farlo abbiamo bisogno di una nave. No, ma questo sì, non ci vedo mai nella vita. Andiamo. È la versione siamo Switch. Vai. Senza un'arma siamo un bersaglio facile. È rischioso, ma avremo più luce. Sistema militare ben rodato. Ma all'inizio si partiva veramente senza fucile questo gioco. Vorrei sparare due colpi. No, no, Guilt no, stasera. Guilt, ah, lo dici in generale, si chiama Guilt, ma lo gioco. Oh. C'è un fucile, prendilo. Ti ho riportato qui per un motivo, guardiano. Sei un cacciatore, che significa che non hai paura del rischio. Tanto c'ho tempo fino a inizio marzo, mi pare, no? Quindi sì, uno, appena finisco Kentucky Route Zero, comincio Guilt, quindi... Questa è la prossima settimana me lo gioco. Se non dura due ore che me lo finisco da solo. Però magari lo faccio in preserale con voi. Sì, testiamo anche Stadia a vari orari. Questo per me è inguardabile, cioè. Non ti distrarre. Se il tuo rilevatore si illumina, sono guai nei paraggi. Bellissimo, cioè benissimo da giocare, ma qualità video terribile questo. E Dio, non mi sembra neanche ugualissimo da sparare, però quello potrebbe essere anche sensibilità del mouse, cose che vanno un po' sistemate. Questo potevo provare col pad. Fluido è fluido, eh.
troppo veramente lo schifo questo praticamente. Guarda, proprio di artefatti lo passo serio. Sembra proprio. Hai visto l'effetto PlayStation War? Cioè. Terry, guarda qua, qua si vede bene. Madonna. E i quadrattoni giganti. Va bene, signori, vi ringrazio per la compagnia. Ce ne andiamo. Buon Sanremo a tutti. Noi ci si vede domani, no? Perché c'è la Lazio e parto anche presto. Quindi c'è nella scaletta, Grid, dai. No. Sanremo, devo tirare la gelappa adesso. Ciao bellissimi, alla prossima. Su Twitter mi seguirete invece se vi ne saremo. Ciao belli.